Siano lodati Gesù e Maria. Queste bellissime letture della 29esima domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, ci invitano evidentemente a riflettere sull'importanza, la centralità di una preghiera costante e assidua nella vita cristiana. E questa liturgia cade nel mese di ottobre. Voi sapete che il mese di ottobre nella Chiesa è dedicato a la memoria, diciamo così, e alla celebrazione di due aspetti particolari della sua vita: le missioni, quindi il mese delle missioni, quindi pregare per coloro, come San Paolo ricordava nella seconda lettura parlando al vescovo Timoteo, che annunciano la parola in ogni parte della terra, esortando, ammonendo con ogni magnanimità e insegnamento, perché tutti possano accogliere Gesù come Salvatore e come loro Dio. Ma il mese d'ottobre è anche il mese del Rosario, lo sappiamo tutti quanti. Come sempre all'inizio del mese d'ottobre, ancora più lo fece l'anno scorso, il Papa ha ricordato a tutta la Chiesa che in questo mese è da riscoprire particolarmente questa preghiera. Ora, il senso di queste cose che ci fa vivere la Chiesa, voi vedete che nell'anno, il cammino della Chiesa ogni anno ci ripresenta dinanzi sempre le stesse cose: a ottobre Rosario, le missioni, tra poco arriva novembre che è il mese dei defunti, poi c'è dicembre con l'Immacolata, l'Avvento e il Natale, un po' ricomincia il tempo ordinario, poi c'è la Quaresima, poi c'è la Pasqua, poi c'è il mese di maggio dedicato alla Madonna, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore, le feste dell'estate con l'Assunta, e così abbiamo appena finito di celebrare qui la Madonna della Vittoria nei giorni scorsi, eccetera, no? Quindi riviviamo sempre le stesse cose. Ecco, ma diceva il Papa Emerito Benedetto XVI quando ancora era Papa, che questa sapienza della Chiesa, questa ripetizione solenne di queste cose, perché? Perché il fine è farcele entrare sempre più dentro la nostra vita, perché divengano realtà normale. Il Natale lo celebriamo una volta l'anno, ecco, ma c'era un'antica canzone che cantavano, perdonatemi la parentesi un po' molto feriale, Luca Carboni e Giovanotti, che si chiamava "O è Natale tutti i giorni", non so se la conoscete, "O non è Natale mai". Quindi celebrare Natale una volta l'anno vuol dire però che ciò che il Natale celebra, quindi che Dio è venuto in mezzo a noi come il nostro Redentore, diventi poi cibo quotidiano della nostra esistenza. Non solo che per chi può lodevolmente andare a messa tutti i giorni e quindi vedere Gesù scendere sull'altare e nutrire la propria anima, ma anche chi non potesse farlo, perché Gesù sia il centro comunque della nostra giornata, no? E così il mese del Rosario non è che dice, sai, adesso arriva il mese d'ottobre, diciamo qualche rosario e poi ci vediamo a ottobre del mese prossimo. Non è questo il motivo per cui lo celebriamo, ma perché se uno prende una buona abitudine, poi quella buona abitudine se la mantiene e se la conserva. Proprio perché Gesù nel Vangelo ci ricorda che la preghiera non è un fenomeno sporadico nella nostra esistenza, no? Sappiamo che anche per grazia di Dio io sono molto propenso alla cura di queste cose. Ci sono dei momenti di grazia particolari che il Signore a volte ci dona. Può essere un pellegrinaggio di un giorno, ancora di più i pellegrinaggi un pochino più lunghi. Quando ci si partecipa con le dovute disposizioni, tutti facciamo esperienza che andiamo in pellegrinaggio, c'è proprio un'iniezione, una sorta di iniezione di Spirito Santo, no? Uno che dice, ah, si è ritornato tutto corroborato, contento. Ecco, bisogna vedere quanto dura l'effetto, quanto dura l'effetto della dose, perché generalmente quanto passa una settimana, 10 giorni, un mese, e poi purtroppo, perché siamo fatti così, c'è il pericolo che queste cose vadano un pochino scemando, no? Ecco, invece da parte nostra ci deve essere questa attenzione, questa cura. Gesù, facendo l'esempio della vedova importuna con il giudice iniquo, che questa andava a affliggere tutti i giorni, fammi giustizia, questo non voleva proprio sentirlo, dice, senti, questa non la sopporto più, moglie da quello che vuole perché ce la faccio più. Però che cosa ci fa comprendere? Ci fa comprendere che la preghiera non è qualche cosa che la faccio, cioè oggi ho fatto 4 rosari, mo sto bene. Mi ricordo una volta, tempo addietro, una persona partecipò al pellegrinaggio e mi mandò a dire, ah, oggi Don Leonardo ci ha fatto mucolo, oggi sto bene penando, con tutte le preghiere che ho detto oggi sto bene penando. È una battuta, ma purtroppo non funziona così, perché la preghiera è un po', noi dovremmo entrare un pochino nell'ottica, che è come il cibo materiale. Uno non è che può mangiare una volta l'anno, dico, come faccio una botta, ma botto, d'accordo, faccio, ricordate
Conte d'Acchia, quelli che muovono la moschetta, mi faccio una bella mangiata, così mi levo il fastidio, per un anno sto a posto. Purtroppo in questa vita non funziona così, è proprio il nostro modo di essere, cioè ogni giorno è un giorno differente. Come abbiamo bisogno di dare sostentamento al nostro corpo, abbiamo bisogno di alcune grazie per la nostra anima. Lo capite? A catechismo, io lo dicevo sempre ai ragazzi del catechismo, a catechismo ci hanno insegnato, spero tutti quanti i nostri catechisti, se a qualcuno i catechisti non gliel'hanno insegnato, come lo venga a dire in sagrestia, mi faccia il nome dei catechisti, no? Che si dicono le preghiere almeno la mattina e la sera. Ma perché questa cosa, che sembra una cosa, dice, ma vabbè, ma se non dico la preghiera del mattino e della sera, ma che sarà? La sapienza della Chiesa in questo gesto è profonda, perché ti dice, ti ricorda innanzitutto che tu non cominci una giornata senza chiedere a Dio aiuto e grazie. Mi ricordo, no? Vi racconto un'apparizione riconosciuta della Chiesa. La Madonna apparve alla Salette, un'apparizione che pochi conoscono, nel 1849, il 19 di settembre, apparizione riconosciuta dalla Chiesa. E c'erano questi due pastorelli, i soliti pastorelli. Un giorno la Madonna gli dice, senti un po', ma voi ne fate le preghiere della mattina e della sera? E questi, come tutti i ragazzotti, perché anche a catechismo si hanno sorprese di questo genere, cominciano a fare, per la verità, davanti alla Madonna si possono dire bugie, no? Non sempre. E la Madonna gli dice, no figli miei, le preghiere bisogna farle sempre, la mattina e la sera. E poi gli disse una cosa, però attenzione, questa è un'eccezione, non è la regola, dice, se proprio non ci avete tempo, quindi si fanno ordinariamente, se proprio non ci avete tempo, almeno il segno della croce, il Padre nostro e l'Ave Maria, che sono le preghiere, cioè se uno dice il rosario, che cos'è il rosario? Il rosario, detto in parole povere, sono 5 Padre nostro, 50 Ave Maria, 5 Gloria al Padre, come dire, che noi recitiamo contemplando i misteri della nostra salvezza, quelli della gioia, quelli della luce, quelli del dolore e quella della gloria. Perché il Padre nostro e l'Ave Maria? Perché nel Padre nostro, il nostro Signore ci ha insegnato a chiedere tutto ciò di cui abbiamo bisogno, anche se noi non ce ne rendiamo conto. Dicevo in qualche momento, qualche tempo fa, che quando si parla che noi cristiani dobbiamo diventare santi, quando un prete dice che noi cristiani dobbiamo diventare santi, generalmente le persone dicono, beh, insomma, santi, santi, altra, cioè, speriamo di essere un po' dei bravi ragazzi. Ma noi non ci pensiamo, ma ogni volta che diciamo il Padre nostro, anche se non te ne rendi conto, tu stai, la prima cosa che chiedi a Dio è di diventare santo. Perché quando dici sia santificato il tuo nome, tra poco, prima della consacrazione, c'è un inno che si fa al Signore, no? Come si chiama quell'inno? Si dice santo, 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 no? Il Signore Dio dell'universo. Quindi il nome di Dio è già santo, non è che lo rendiamo santo noi, ma dicendo a Dio sia santificato il tuo nome, Gesù ci ha insegnato a chiedergli, anche se non te ne rendi conto, che il suo nome sia santificato in me, cioè che divento santo io. La santità cristiana consiste nel fare perfettamente la volontà di Dio, ma non il Padre nostro, il cuore del Padre nostro, qual è? Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Per andare in paradiso non bisogna fare i peccati gravi, ma chi fa la volontà di Dio certamente i peccati gravi non li sta facendo. Quindi chiedendo al Signore sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, gli sto dicendo tienimi lontano da ogni peccato, capite, no? Cioè la sapienza, cioè, Gesù ha insegnato il Padre nostro perché? Perché noi purtroppo esseri umani, un po' perché ci pensiamo poco, un po' perché siamo deboli, a volte non sappiamo neanche cosa dobbiamo chiedere al nostro Signore. Però la cosa fondamentale, quella fede che dice Gesù, no? Dice, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra. Qual è la fede che è necessaria per pregare? Una cosa molto semplice. Io mi devo capire che ho bisogno delle grazie da parte del Signore, non posso vivere senza il suo aiuto. Ecco la preghiera del mattino e della sera, cioè la prima cosa che faccio e l'ultima cosa che faccio è volgere il pensiero a Dio. Certo, poi sarebbe molto cosa molto molto buona avere durante la giornata uno spazio di preghiera, e io consiglio sempre alle persone, mi permetto di farlo anche a voi, che il primo traguardo è imparare a recitare una corona del rosario al giorno. Non è tanto, è un quarto d'ora, 20 minuti. Pensate a quante famiglie, cioè io, le nostre nonne, ma anche le nostre mamme, molto volentieri,
almeno lo contano tante persone, la sera, un quarto d'ora, non è che ci vuole, non è una settimana, perché a dire una corona del rosario senza che uno vada, ci vuole un quarto d'ora, ma proprio massimo 20 minuti, su 24 ore ce le possiamo trovare per nostro Signore, ma la forza che c'ha dire il rosario insieme tra marito e moglie, con i figli, insegnarglielo fin da quando erano piccoli. San Paolo, scrivendo a Timoteo nella seconda lettura, gli ha detto: tu rimani saldo in quello che hai imparato e tu hai appreso e conosci la Sacra Scrittura fin dall'infanzia. Cioè, se un bambino vede papà e mamma che pregano, dice: insomma, un bambino di 3 anni mentre stiamo a pregare il rosario fa confusione, si annoia. È ovvio che si annoia, ma se si abitua, poi piano piano l'acquisisce l'abitudine e impara, se la tiene per tutta la vita. Sono autotreni di grazie che arriverebbero su quella famiglia, capite? Perdere queste cose significa semplicemente esporsi come punching ball ai colpi dell'avversario. E concludo, perché l'avversario di cui si parla nella paraboletta "fammi giustizia contro il mio avversario" è figurato anche da quel misterioso re Amalek contro cui combatte Giosuè e vince fino a quando Mosè tiene le braccia aperte. Amalek in ebraico ha dei radicali che sono simili a quelli di un termine Melech, che in ebraico significa re. Quindi Amalek potrebbe, questo misterioso personaggio, essere tradotto con il re. E chi è, secondo voi, il re, quello che si crede di essere il re? Però Gesù nel Vangelo, insomma, questo titolo un pochino gliel'ha accreditato. Come lo chiama Gesù nel Vangelo di San Giovanni? Il diavolo, così vi comincio a invitare anche agli incontri biblici sul Vangelo di San Giovanni che ci saranno quest'anno. Come chiama Gesù il diavolo nel Vangelo di San Giovanni? Il principe di questo mondo. Se noi non preghiamo, noi siamo delle canne sbattute al vento, dei punching ball, capito? Dei bocconcini proprio facili per il diavolo, che ci fa un sacco di danni, un sacco di guai, anche un sacco di male, un sacco di disgrazie nella nostra esistenza, capite? Noi abbiamo bisogno della protezione di Dio e della preghiera. Questo è quel dato di fede che è fondamentale. Dopodiché, che tu capisci o non capisci, non fa niente. Il nostro Signore te l'ha già messo in bocca quello che devi dire, basta che lo dici. C'è molta gente che dice: non do rosario, io quando prego il rosario la testa mi va per aria, mi distrago, quindi è meglio che non lo dico per niente. No, tu dillo, capito? Perché la testa ti va per aria, ma la preghiera è detta e Dio l'ha sentita, e l'ha sentita pure il diavolo. Quindi non ti preoccupare che quella preghiera produce buoni frutti. Ecco, viviamo bene questo tempo e ricordiamo bene le parole di Gesù. La preghiera non è un incidente o un fenomeno legato a momenti di particolare fervore e devozione. Pregare sempre, senza stancarsi mai, nella coscienza di fede che con la preghiera si vive bene, protetti dal Signore e nella sua grazia. Senza è un guaio, e può essere un guaio talmente grande da portare rovina sia nella nostra esistenza terrena, che Dio non voglia, anche in quello che verrà dopo la nostra esistenza terrena. Siamo lodati Gesù e Maria.